questo quindi fino a che ora sei lì? Salvini, ma ha cambiato idea sulla droga? Dove siete? Con gli insegnanti, coi figli, coi nipoti, si sbaglia. Però l'importante dopo aver sbagliato è capire dove si è sbagliato e avere la forza, l'orgoglio e l'umiltà di rialzarsi in piedi. Lei che lo conosceva bene, Morisi, è un po' dispiaciuto per quello che è successo? Beh, sono certo che sono dispiaciuto. La bestia è ferita in questo momento, quindi. Ma quale bestia? Attento a non cadere. No, no, ci sto attento, ci sto attento. No, lo chiedo a lei perché lei ha sempre fatto comunicazione. Attento qua. Ha sempre fatto comunicazione, una persona che lo conosce. E quindi mi chiedevo se era dispiaciuto, diciamo, se l'ha sentito, se ci è rimasto male, diciamo. Ma senti, ma tu se questa cosa fosse successa a un tuo amico, saresti rimasto male? No, certo, però è un partito in cui Salvini, quando si trattava di Cucchi, diceva la droga fa male. Quindi era stesso normale che. Ma certo, perché chi è che dice che la droga fa bene? L'ha mica sentito, sa come sta in questo momento? Mi auguro che stia bene, chiaramente. Il passaggio per favore, la Salvini che mette la canzone di Fede, non penso proprio. E beh, questa è la canzone di Fede, ragazzi, scusate, ma la canzone di Fedez è un tocco. Ognini, la bestia è ferita. Lei comunque si occupa tanto dei social anche quando c'è Salvini. Ciao, una sua impressione gliela posso chiedere? Siamo mio nipote, buonasera. A me non si è dispiaciuto, cioè se lo aspettava da Morisi una cosa del genere. Buonasera. Ragazzi, scusate, chi metteva la musica? Chi era il DJ? Già andato via. No. Che? È lui? Io voglio solo chiedergli perché ha messo Fedez. Guarda che ce l'hanno con te, non scappare. No, niente, grazie.